Abbiamo la nostra ospite di oggi, sì, che tra l'altro è in collegamento direttamente da Milwaukee, quindi fantastico. Infatti le ruberemo questi fantastica minuti. Fantastica la sua disponibilità, sì. Io direi la buttiamo subito nel nostro calderone. La salutiamo, Viviana Mazza del Corriere della Sera. Ciao Viviana. Ciao, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Ciao. Grazie mille per essere con noi, sappiamo che sei impegnatissima, già lo saresti stata, immaginiamo a maggior ragione dopo quanto è accaduto veramente ora poche ore fa, e ti chiediamo immediatamente insomma che cosa si vive in questo momento attorno alla figura di Donald Trump. Sì, io vi parlo da Milwaukee, in Wisconsin, dove c'è la convenzione del Partito Repubblicano. E la convention è il posto dove il candidato del partito viene incoronato effettivamente, appunto, candidato del partito alla Casa Bianca. E questo è quello che avrebbe comunque dovuto accadere e qui a doveva accadere comunque qui a Milwaukee. Ovviamente con l'attentato a Trump 2 giorni prima, per un attimo si è pensato che Trump non sarebbe venuto subito. In realtà Trump ha deciso di rispettare totalmente i programmi e di partire, ed è già qui da ieri. Oggi è possibile che annunci il suo vice, chi sarà appunto il numero 2 sul ticket repubblicano. Ci sono diverse voci su chi potrebbe essere, è possibile che già stasera lui appaia sul palco, anche se il suo discorso sarà diciamo quello finale appunto della convention, e sarà giovedì. È già chiaro da un'intervista che ha concesso ieri Trump al Washington Examiner, a una giornalista che doveva intervistarlo dopo il comizio a Butler in Pennsylvania, che poi invece si è trovato a dover proteggere la figlia dai proiettili, e quindi lui, Trump l'ha chiamata e le ha concesso un'intervista in realtà telefonica, comunque le ha fatto delle dichiarazioni dicendo che lui ha riscritto il discorso di questa convention, dicendo che adesso vuole un discorso che punta all'unità, quindi che sarebbe stato un discorso molto duro con Biden, che invece adesso appunto vuole cambiare tono perché pensa di avere questo ruolo di unificatore del paese. È anche una strategia politica ovviamente, perché in questo modo Trump o comunque la sua campagna elettorale puntano agli indecisi, alle persone che comunque sono rimaste colpite da questo attentato e che potrebbero adesso magari votare per lui, mentre magari prima erano in bilico, ecco, questi indecisi sono spesso la chiave, ecco, per la vittoria nelle elezioni presidenziali, perché c'è il campo dei duri di Trump che non lo molleranno mai. Ovviamente c'è un campo democratico che pur di evitare la vittoria di Trump voterà per Biden, nonostante il declino che abbiamo visto insomma cognitivo o fisico comunque a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi. Però questi indecisi in mezzo sono il modo tradizionale con cui si vincono le elezioni presidenziali. La campagna di Trump finora non aveva dato forti segnali di voler cambiare, ecco, il discorso dopo le primarie, perché nelle primarie tu vinci con i tuoi duri e puri. Invece questa è la prima sensazione che abbiamo, ovviamente legata anche a questo evento straordinario, ecco. Trump stesso, parlando per esempio con il suo ex medico della Casa Bianca, gli ha detto sono salvato perché, cioè, praticamente quasi per caso, nel senso che Trump si è girato, non so se avete visto, immagino che abbiate visto come tutti i video con attenzione, e lui si è girato verso destra, soltanto per questo il proiettile lo ha leggermente colpito l'orecchio anziché entrargli nella testa e ucciderlo. E quindi lui raccontava al suo medico come la casualità, ecco, di questa cosa incredibile, e nell'intervista all'Examiner diceva ecco, io non dovrei essere qui, non dovrei essere io, dovrei essere morto. E quindi ad un qualche livello è chiaro che questa cosa cambierebbe qualunque persona, no? In un certo senso. E ora Trump è sempre Trump, è il Trump che abbiamo conosciuto prima, non è che adesso diventa un'altra persona, però ovviamente da un punto di vista politico, ecco, questo momento e quello che ha suscitato nell'opinione pubblica possono essere utilizzati, ed è quello che sta facendo la sua campagna elettorale. La figura di Biden invece ne esce ancora più indebolita. Ovviamente in queste settimane abbiamo raccontato
anche noi le gaffe che sono state fatte, partendo già da quel discorso, quel dibattito televisivo che comunque l'aveva visto insomma un po' vacillante, ecco, in questo senso. Dopo quello che è successo a Trump, la figura di Biden? Sì, la figura di Biden. Biden è già appunto in difficoltà come parte del partito che premeva per il suo ritiro dalla corsa per un secondo mandato, e lui aveva appena alla conferenza stampa della NATO a Washington, dove ero andata appunto proprio 2 giorni prima dell'attentato a Trump, aveva cercato di placare, ecco, queste voci che gli chiedevano un ritiro. E, quello che è successo a Trump ovviamente complica le cose, perché Trump, diciamo, Trump ha evitato, come dicevo prima, un linguaggio di attacco, ecco, ha evitato di attaccare Biden, ma i suoi sostenitori hanno attaccato direttamente Biden, e anche alcuni, dicevo prima, c'è questa corsa per i vice, anche uno dei potenziali vice, il senatore Vance, per esempio, ha detto molto esplicitamente che l'attentato a Trump è avvenuto perché direttamente, in qualche modo causato dalla retorica e dal modo in cui i democratici parlano di Trump. I democratici parlano di Trump definendolo una minaccia esistenziale alla democrazia, qualcuno che ad ogni costo bisognerebbe evitare che torni alla Casa Bianca. Ecco, adesso i repubblicani dicono: è colpa vostra perché voi lo avete definito in questo modo e quindi avete portato la violenza politica. Il vostro tono è il tono sbagliato, il che ovviamente ha una componente non indifferente di ipocrisia, perché i repubblicani hanno portato avanti una, Trump in particolare, una retorica violentissima, ecco, in questi anni, anche appoggiato per esempio i rivoltosi al Congresso, eccetera, eccetera. Però è chiaro che in questo momento è Trump che si è quasi beccato un proiettile, per cui, anzi se l'è beccato anche se lo ha ferito, per cui in questo momento il Partito Democratico e Biden sono sulla difensiva, e quindi si capisce il perché sia ritornato subito nella notte dalla sua casa al mare a Washington, abbia partecipato a queste riunioni nella Situation Room, abbia fatto un discorso dello Studio Ovale ieri sera in cui diceva, non solo prometteva diciamo sicurezza, servizi segreti, un'indagine su quello che è accaduto al comizio in Pennsylvania, sul fallimento dei servizi, eccetera, ma chiamava all'unità e a cambiare tono. Il problema è che adesso la campagna di Biden, per esempio, ha sospeso degli spot anti-Trump che erano stati pagati e pensati proprio durante la convention repubblicana per attaccare il rivale, ha evitato di andare in Texas lo stesso Biden, e Kamala Harris ha evitato di andare in Florida. Oggi invece riprenderà Biden, fa un'intervista in Nevada, quindi c'è il tentativo di fare una sorta di cambiare strategia, comunque di mantenere, non puoi sospendere la campagna elettorale, però c'è stato questo momento come di shock in cui, ok, adesso bisogna un attimo ricalibrare, perché da una parte veniamo accusati, e dall'altra ovviamente in questo momento proprio non ci possiamo esattamente difendere, ma adesso la domanda è come Biden riuscirà a portare avanti un messaggio che è da una parte un messaggio appunto con un tono, una temperatura non infiammata, perché ovviamente è tossica, perché proprio in questo paese ormai quando si parla di politica l'altro è il male sostanzialmente, però dall'altro lato cioè come fai a parlare di unità quando effettivamente i democratici credono che Trump alla Casa Bianca sarebbe una potenziale dittatura? Quindi certo, è molto molto difficile. E volevo dire un'altra cosa: Trump ovviamente fa questi appelli all'unità, però se avete letto per esempio il messaggio che ha scritto all'indomani dell'attacco, nello stesso messaggio in cui parlava di unità, però diceva anche che lui insomma si è salvato grazie all'intervento di Dio, e che sostanzialmente continuerà a combattere contro il male e continuerà appunto a resistere, ad essere determinato. Quindi dietro questo messaggio all'unità comunque c'è la difficoltà, ecco, di farlo in un contesto che è andato ormai molto molto oltre da questo punto di vista. Viviana, proprio insomma in questa anche ipotesi su questo discorso di Trump, su questi cambiamenti che ovviamente questo episodio può aver causato, ma tu ti aspetteresti anche una riflessione magari partente da Trump stesso all'interno dei repubblicani, proprio anche sull'utilizzo delle armi, o su questo proprio i repubblicani comunque non ci sentono, visto anche i sostanziosi, no, rifornimenti economici da parte della lobby delle armi verso i candidati repubblicani? No, lo escluderei, non è proprio uno degli argomenti nel radar, assolutamente.
nonostante quanto accaduto. E invece ti chiedo anche una cosa che ci ha immediatamente colpito e che traccia anche proprio la diversità fra l'uno e l'altro candidato, è che se a Biden fino ad oggi abbiamo e hanno rimproverato appunto questa stasi anche fisica, queste difficoltà fisiche, anche la prontezza di Trump nel capire, nell'abbassarsi, nel subito avere queste movenze fisiche, sta tracciando anche un po' la differenza anche in quello, no? Anche a livello fisico sono due candidati piuttosto anziani, ovviamente Biden sta dando prova di questa situazione, però anche come dicevi tu all'inizio della puntata, tra chi è indeciso, tra chi non ha ancora empatizzato, fra chi voleva astenersi e non astenersi, ecco, queste non sono immagini di una persona che ha appena rischiato di morire sotto un proiettile sparato da qualche centinaio di metri, sei d'accordo? Sì, infatti, allora, va detto che Trump, che Biden viene spesso criticato per le sue gaffe, perché confonde i nomi, perché durante i comizi dice un nome piuttosto che un altro, lo ha fatto anche proprio prima della conferenza stampa con cui voleva riprendersi, ha fatto una gaffe abbastanza, anche se si è ripreso, poi si è corretto dicendo Putin anziché Zelensky, quindi non indifferente del summit della NATO. Però allo stesso tempo anche Trump fa questo tipo di cose, cioè anche Trump ha confuso Nikki Haley con Nancy Pelosi, per cui non è soltanto Biden che fa questo, è la campagna di Biden, i democratici sono piuttosto arrabbiati con i media perché sostengono che non viene data ulteriore peso e ulteriore attenzione agli errori che fa Trump. Detto questo, però, da un punto di vista fisico e dal punto di vista di come loro appaiono, c'è una netta differenza tra la fragilità... Sì, il linguaggio corporeo. Sì. Poi proprio la fisicità, cioè per esempio nella stessa notte in cui Trump era stato colpito da questo proiettile e praticamente poi è andato in ospedale e dopo pochissimo era già in auto ed è tornato in aereo in New Jersey nella notte e dopo aver reagito come abbiamo visto, comunque è una cosa che non so voi, ma cioè se capitasse a chiunque di noi, tu pensi a come reagiresti, no? Quindi la sua capacità di reagire è legata ovviamente alla sua consapevolezza di chi è, di che cosa vuole, però è un linguaggio politico, una capacità politica straordinaria, quella di trasformare anche un momento di vulnerabilità, perché nella foto in cui lui è sotto il podio, che è stata scattata una delle foto simbolo, ecco, di questo momento, si vede comunque la paura sul suo volto, come si vede anche lo shock tra un pugno alzato e l'altro negli scatti, per esempio, di Doug Mills. Però c'è questa forza, ecco, perché poi è una forma di forza che lui manifesta. E invece Biden, nel tornare alla Casa Bianca, viene ripreso nella stessa notte, dopo l'attentato Trump, mentre sale gli scalini per andare sull'Air Force One, e mi ha molto colpito quell'immagine, non perché sia nuova o non perché sia particolare, ma perché quello è il Biden che abbiamo sempre visto, in realtà, negli ultimi mesi, che lentamente, scalino dopo scalino, sale su, poi si gira un po' rigido e già prima di entrare nell'Air Force One. E quindi è chiaro che c'è una contrapposizione fortissima in questo momento tra queste due figure, ecco. E io vi devo lasciare perché purtroppo la mia giornata... Immaginiamo. Però è stato un piacere essere con voi, spero che ci... Liliana, anzi, piacere grazie nostro, mille, grazie. E poi ci racconterai magari alla fine di queste avventure anche tu cosa hai provato e cosa stai provando, saremo molto curiosi anche di condividere con te queste sensazioni. Buon lavoro, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao.